Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele. In questo canale tratto il mio percorso imprenditoriale, la mia crescita finanziaria e la mia crescita personale. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti e oggi ti parlerò di Amazon FBA e dei miei investimenti che ho fatto quest'anno. Per chi ha visto il mio vecchio video, dove ho parlato del mio investimento su Amazon FBA, ho comprato un paio di mesi fa dei prodotti, circa 2500 euro di prodotti che ho spedito ai magazzini Amazon. E oggi andiamo a proseguire un po' quel video per vedere come stanno andando e che fine hanno fatto. Ho investito in tre prodotti, due in private label, cioè registrando un mio marchio personale, tra l'altro deve avere un'unità qua, questa, come vedete c'è il mio marchio e il mio cognome, non vado ad aprire ovviamente cos'è il prodotto, magari in un altro video lo mostrerò, è un altro prodotto che invece avevo preso da alcuni fornitori cinesi qua nella mia città locali. Oggi andiamo a vedere come stanno andando. Il primo prodotto, che sarebbe questo qui, è un prodotto sportivo per le palestre. Ovviamente con tutte le palestre quasi a livello mondiale chiuse, non è andato proprio benissimo, non sta andando bene, non ha fatto quasi nessuna vendita perché se hai visto il mio altro video, il mio investimento è stato praticamente parallelo all'espansione del ormai famoso virus che ha portato al lockdown di quasi tutti i paesi mondiali. Quindi diciamo la tempistica non è stata il massimo. Quando è arrivato il prodotto nei magazzini, l'Italia era più o meno il 27 febbraio, se non sbaglio, l'Italia stava per essere chiusa, UK, dove ho anche in magazzino questi prodotti, stava per essere chiusa, la gente già non frequentava più le palestre, quindi questo prodotto al momento è praticamente stato fallimentare. Ciò non significa che il prodotto sia andato male o che andrà male, significa semplicemente che la sfortuna ha voluto che la nicchia che avevo scelto per questo prodotto è stata una delle nicchie più distrutte da questa crisi mondiale, quindi al momento il mio investimento è lì, perché comunque quello che ho speso per questo prodotto mi sembra che ho speso circa 1500 euro per circa 500-700 unità, è comunque posteggiato ai magazzini Amazon, che tra l'altro hanno eliminato le fees, le spese di gestione magazzino, di gestenza magazzino a causa di tutta questa crisi mondiale, quindi al momento non mi sta costando nulla tenerli posteggiati. Semplicemente quando passerà la crisi, questo prodotto lo andrò nuovamente a lanciare. Al momento non ha nemmeno senso che faccio campagne pubblicitarie perché non lo comprerebbe nessuno, perché non c'è la domanda. Quindi questo prodotto al momento posso classificarlo come fallimentare, ma non a livello di scelta di prodotto, ma a livello di tempistiche. Il secondo prodotto che invece avevo preso è un prodotto per il benessere personale e devo dire che non sta andando malaccio. Comunque è sempre classificato su oggetti non essenziali al momento e ha una poca domanda sempre a causa di questa situazione e quindi le vendite sono state più basse del previsto. Ho avviato delle campagne pubblicitarie inizialmente che poi ho disattivato perché ho finito la promozione che Amazon dava, una promozione di 200 euro mi sembra sulle campagne pubblicitarie. Ho totalizzato circa 250 euro di volume con questo prodotto che tutto sommato mi hanno fatto riprendere circa il 7-8% del mio investimento. Non è tanto, ma considerando che è l'unico prodotto su tre che ha venduto qualcosa, considerando la situazione mondiale, mi ritengo anzi fortunato. Consideriamo sempre che non sto affrontando nessun tipo di spesa di giacenza e che non ho nessun'altra spesa attiva se non la fee di Amazon, mi sembra siano 35 euro al mese per l'account come venditore. Quindi al momento va bene. Sono consapevole che non sto perdendo tantissimo, non sto nemmeno guadagnando. I miei prodotti sono lì e prima o poi riprenderò. Il terzo prodotto purtroppo invece lo posso classificare come un fallimento perché purtroppo stupidamente ho preso un prodotto che non posso menzionare esattamente qui cosa sia, molto simile ad altri prodotti a un brand registrato, sfruttando
Solo che stupidamente sono andato a citare quel brand nel listing. Ora, non è una copia, non è uguale, però il fatto di aver citato quel brand negli annunci me l'ha classificato come violazione di trademark e violazione di brand e non posso più rimetterlo in vendita. Quindi questo è stato fallimentare. Fortunatamente è il prodotto che mi è costato di meno, ci ho speso circa 400 euro di investimento per 700 unità, quindi un prodotto molto poco costoso. Al momento quindi non sta vendendo, almeno in UK. In Italia ancora l'annuncio è attivo, ma è uno di quei prodotti assolutamente non essenziali. Su questo infatti penso appena passerà la crisi, perché al momento Amazon non accetta ordini di rimozione della merce, cioè non mi rispedisce la merce indietro a causa di questa crisi del virus. Quindi quando sarà possibile mi farò fare un ordine di rimozione, mi rivenderò la merce a casa e la venderò su altri canali come eBay o fisici, perché è comunque un prodotto su cui ho molta richiesta, molte persone me lo richiedono su altri canali, ma al momento non ho la merce. Quindi non sono preoccupato, ho fatto un errore, ma ricordiamo, voglio ricordare che Amazon FBA è un nuovo business che sto provando, non lo conosco, lo sto provando insieme a voi, a chi mi segue e a chi mi seguirà, quindi sto riportando le mie esperienze. Oggi ho imparato che bisogna stare attenti anche su quello che si inserisce negli annunci, perché Amazon è molto severo per le violazioni di brand e non ti permette più di rimettere quel prodotto, nemmeno se è stoccato in magazzino, quindi la mia unica possibilità è ritirarlo. Quindi diciamo che a fin dei conti le uniche vendite che ho totalizzato sono state sul secondo prodotto di circa 250 euro, considerando che è un prodotto molto economico. Prezzato all'inizio era prezzato a 9 euro, l'ho aumentato a 11, quindi ho venduto abbastanza unità, un 30 unità più o meno, una al giorno, e che sotto la mia aspettativa, ma ricordo che siamo in crisi e sono io, e purtroppo non ho investito in oggetti che potevano andare, perché ci sono categorie che è vero che sono esplose nel commercio online, lo vedo anche dai miei negozi eBay, ma sono purtroppo categorie di cui non ho preso i prodotti, per esempio categorie di cucina, case e cucina sono esplose, categorie a livello di parrucchieri, set da barba o tagliacapelli, queste cose sono letteralmente esplose, andate out of stock in tutta Italia e non solo. Quindi ovviamente se avessi potuto per dire futuro avrei ordinato un stock di queste merce, purtroppo allora quando ho fatto l'ordine a gennaio, perché poi a gennaio la merce mi è arrivata più o meno a metà febbraio, fine febbraio, non era immaginabile una situazione del genere, quindi va bene. Però il fatto di non stare sostenendo spese vive mi va anche bene, un ottimo compromesso, la merce è lì, non me la toglie nessuno, prima o poi riprenderò. Ho staccato le sponsorizzate anche su Amazon perché non ha senso, avendo prodotti non essenziali e prodotti su categorie totalmente chiuse come quella della palestra, andrei semplicemente a buttare i miei soldi perché non c'è domanda. Come reso conto di questa esperienza, non posso dare un'opinione oggettiva perché non ho avuto il tempo di tastare bene il business. Ritengo tutt'oggi ancora che sia un buon business, bisogna modellarlo, sto cercando di imparare, da questo comunque ho preso molta esperienza. Appena passerà questa crisi cercherò di lanciare nuovamente questi prodotti e ritengo che con una giusta strategia possa essere molto scalabile. Quello che voglio andare a fare ora, perché chi già mi conosce sa benissimo che io faccio dropshipping su eBay, anche su Shopify, ma principalmente su eBay, quello che sto andando ora a fare è una strategia di dropshipping su Amazon. Farò dei video dedicati quando inizierò a farla, mano a mano che scalo questo business, per tenervi anche aggiornato, perché una volta che non posso sfruttare FBA, anche perché non posso vendere nuovi stock, perché in questo periodo è complicato, potrei, ma ci sono un sacco di problematiche anche legate alla dogana, legate ai corrieri, a tutto quello che riguarda in questo momento gli spostamenti, quindi non voglio andare a investire magari qualche altro migliaio di euro per poi avere problemi doganali o avere problemi di logistica, preferisco stare fermo su questo tipo di business e aspettare che la tempesta passi. Vi terrò aggiornati quando inizierò a fare dropshipping su Amazon, vi spiegherò passo passo come inizierò e quali fornitori utilizzerò e
Affronteremo questa esperienza insieme. Ti ricordo di iscriverti al mio canale e di mettere like, mi faresti un grande favore, faresti un favore anche a te stesso, perché affronteremo questo percorso di crescita finanziaria e imprenditoriale insieme, e così saresti anche avvisato sui miei prossimi video. Ciao ragazzi, alla prossima!